Dall'11 al 13 maggio Piazza Duomo ospiterà Street Food Time, un evento a carattere nazionale dedicato al cibo di strada di qualità che tornerà per la terza edizione in città. La manifestazione, organizzata da Blunel SRLS, fortemente voluta da Confartigianato e Imprese L'Aquila, con la volontà sia di ricreare momenti di aggregazione che di portare in città visitatori che daranno vita ad un circolo virtuoso di cui si avvantaggeranno anche tutte le attività commerciali cittadine dell'intera provincia attraverso la valorizzazione dell'artigianato di eccellenza. Un festival che ospiterà 20 food truck e 6 birrifici artigianali, offrirà ben 100 tipologie di cibi diversi e 25 birre artigianali differenti. Sono solo alcuni dei numeri che Street Food Time è in grado di proporre per soddisfare le esigenze culinarie più disparate. Abbiamo al solito tanta qualità, quella è una costante in tutte quante le edizioni, in tutte le tappe. C'è varietà, nel senso che noi cerchiamo di evitare di riportare gli stessi espositori proprio per far sì che l'evento sia sempre nuovo, per cui ci saranno nuovi rappresentanti delle regioni. Quest'anno, ad esempio, cito fra tutti il lampredotto, la pappa al pomodoro, la ribollita per la Toscana, cito la saccoccia romana, la puccia pontina. Queste soltanto alcuni dei cibi che saranno presenti in città. E ci sarà anche una abbastanza sostenuta sezione mondo, quindi ci sarà l'Argentina, ci sarà la Grecia e il Sud America. I fornelli si accenderanno alle 11 del mattino, eccezion fatta per il primo giorno che vedrà il taglio del nastro alle 18 e si spegneranno a tarda notte. A pette, roulotte degli anni 60 e camioncini vintage daranno vita a 3 giornate davvero gourmet, durante le quali l'Italia culinaria si incontrerà all'Aquila per deliziare tutti i palati, anche più esigenti. L'area del festival sarà la patria del cibo di qualità, in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in versione street. I produttori del cibo di strada sono artigiani che esprimono appieno i valori dell'Italia vera e autentica. Come Confartigianato noi ci teniamo ad arricchire tutti gli eventi che riguardano la città per dare un contributo fattivo e concreto per far vivere l'intera città, perché eventi come questo portano ricchezza a tutta l'economia del territorio, dalle strutture ricettive, gli artigiani, i commercianti, quindi c'è un'economia che gira e questo fa bene ai centri storici che comunque stanno vivendo un momento difficile negli ultimi anni. Espositori nazionali, però l'aspetto molto importante è che i fornitori saranno locali. Questo sì, noi siamo già alla terza edizione e riproponiamo un po' questa formula che è vincente, dove su quello che potrebbe essere l'indotto che noi andiamo comunque a calcolare in fase preventiva, sicuramente c'è la certezza delle forniture con locali, quindi mastri birrai locali, acque, ma non solo, maestranze, comunque quindi elettricisti, montatori di gazebo e quant'altro, sono tutti quanti del posto. Il tour di Street Food Time toccherà nel 2018 molte città italiane. L'Aquila è la prima tappa e l'ingresso è gratuito. Durante le 3 giornate ci sarà anche l'animazione con gli artisti di strada, un evento patrocinato da Confartigianato Imprese Chiati L'Aquila e dall'assessorato alle attività produttive del comune.